Signora Tullia Zevi, in che cosa assomiglia la sua storia e quella della sua famiglia a quella dei personaggi del film? Bisogna che io vada indietro ai miei ricordi infantili per cercare analogie e differenze. Noi vivevamo a Milano, nata e cresciuta a Milano, madre ferrarese. E ho questi ricordi infantili dei nostri viaggi, proprio in comitiva, tutti i bambini, i figli che partivano alla volta di Ferrara, nelle ricorrenze con mia madre che per paura di perdere molti bagagli salendo sul treno metteva un fiocco rosso a tutte queste valigie. Allora c'era tutta la famiglia, il ramo ferrarese che ci aspettava alla stazione, e a casa c'erano i pasticcioni al forno, il famoso pasticcione ferrarese, e c'era questo ritorno al mondo provinciale, diciamo, al mondo il ramo della provincia della mia famiglia. E per me era veramente come rientrare un po' in una culla, ecco, un senso di calore straordinario, di così, e un modo di vivere affettuoso, discreto e dignitoso allo stesso tempo. Era proprio il ricordo di quello che è la provincia italiana, un po' segreta e molto affettuosa, che è proprio è la provincia italiana e la famiglia ebraica in un senso antico della parola. Com'era la vera Micole e chi era? Il diritto dello scrittore, dell'artista, del romanziere è di mettere nel romanzo quello che gli pare. La Micole nel libro era, la famiglia era tutta un'altra cosa, e il libro è tutta un'altra cosa, e il film è ancora tutta un'altra cosa. Io ricordo che quando uscì il libro, spero che Giorgio Bassani non me ne voglia se ricordo questo aneddoto, la famiglia si risentì. Perché appunto era un mondo molto discreto, molto, molto chiuso, molto geloso di sé, insomma, le nonne dicevano lontano da casa nostra i geni e i matti, e le nonne dicevano si parla troppo di noi, insomma era un mondo discreto. Uscì questo libro e fece un gran rumore sugli ebrei ferraresi. Mi ricordo che incontrai Giorgio Bassani a Piazza San Silvestro a Roma. Infuriava la polemica fra i parenti, e allora Giorgio mi disse: ma cosa vogliono quei tuoi parenti? Li ho inventati io gli ebrei ferraresi. Ecco, gli rispose, è proprio quello che non volevano. Gli ebrei ferraresi non volevano essere inventati, volevano essere esattamente quello che sono, tranquillamente in silenzio. Come vivevano questi ebrei ricchi di Ferrara nei tempi della persecuzione? Lei parla prima del 38, non so di che parla. Dopo il 38, cominciati i tempi duri. La bufera li raggiunse come raggiunse una grande parte dell'ebraismo italiano. L'ebraismo italiano ha sofferto meno in proporzioni dell'ebraismo dell'Europa orientale. Direi che mentre nell'Europa orientale lo sterminio è stato del 75-80%, si sono salvati in pochi, in Italia si sono invertiti i termini. Direi che sterminati sono stati un 25-30%, poi c'è stata l'emigrazione. Però il ciclone arrivò lo stesso e le vite furono sconvolte nello stesso tragico, terribile modo. Lei come, quando si accorse che passavano, almeno nelle proclamazioni di allora, delle differenze tra una ragazza che andava al tempio e una ragazza che andava in chiesa? Le leggi razziali furono proprio la grande linea divisoria, proprio cambiarono la nostra vita, il senso che potesse prima ci fu un senso di incredulità. Cosa vuol dire? Eravamo veramente molto integrati, anche se avevamo un'identità ebraica definita, chiara, anche direi vivevamo il nostro ebraismo con serenità, con allegria, come una cosa di cui essere contenti, insomma. Quindi queste leggi razziali ci portarono il buio improvvisamente, sembrò che ci mancasse il terreno sotto i piedi. L'idea di cominciare in Italia a pensare che noi fossimo diversi richiese un notevole sforzo da parte nostra. Ma nella pratica, nei piccoli fatti quotidiani, come si sentiva? Era questo, che a un certo punto si immaginavano le conseguenze di queste leggi razziali. Non si poteva più andare a scuola, non si poteva andare all'università, non potevamo avere una radio, non potevamo avere una donna che aiutasse la mamma nelle faccende di casa, non potevamo andare all'università, i fratelli non potevano fare il servizio militare. Insomma, era un senso proprio di stupore, ma qui cosa si aspettano, cosa ci vogliono fare, cosa vogliono da noi? Quindi questo senso di essere stati messi improvvisamente additati e costretti a essere diversi, cose che non ci sentivamo. Come mai molti ebrei ferraresi erano fascisti?
Ma qui credo che il buon Marx abbia ragione. A un certo punto ogni persona riflette gli interessi e le paure dell'ambiente a cui appartiene, della propria classe sociale. Ora, i ferraresi, alcuni dei ferraresi erano proprietari terrieri della Bassa Padana e condividevano con gli altri proprietari terrieri della Bassa Padana le preoccupazioni e le paure. E quando videro qualcuno che gli prometteva in un modo del tutto illusorio di proteggerli forse da delle orde che li minacciavano, pensavano che forse questo qualcuno poteva anche essergli utile. E quindi, ecco, direi che non è che ci fosse una diversità fra gli ebrei ferraresi possidenti e gli altri ferraresi possidenti. Condividevano appetiti e paure.